Ecco, oggi c'è questo momento tanto atteso per il Lions Club, l'inaugurazione di questo pulmino che avete donato alla Fondazione Clara Maffei, quindi alla scuola dell'infanzia in sostanza. Sì, questa è una giornata molto importante per il nostro club perché consegniamo come donazione, come dono alla scuola materna di Clusone questo pulmino che è il frutto del nostro service di questo anno sociale. Siamo molto contenti di venire incontro a questa esigenza del trasporto dei bambini all'asilo di Clusone. Ecco, non è la prima volta che sostenete un'iniziativa simile. No, già lo scorso anno avevamo donato due automobili Fiat alla casa di riposo di Schilpario per il trasporto dei pensionati della casa di riposo e anche negli altri paesi della valle e anche un'altra automobile all'Associazione dei Pensionati e Anziani di Gromo, che appunto svolgono questo servizio di volontariato di trasporto dei pensionati e degli anziani nei vari ospedali o nei vari ambulatori della valle fino a Bergamo. Gianni Lazzari, presidente della Fondazione Clara Maffei. Innanzitutto oggi per voi è una giornata di festa. Sì, è una giornata di festa, tutti gli anni le maestre e il COGE, che sarebbe il comitato genitori, organizzano in modo egregio la festa, che vuol dire fare poi la tombolata, che vuol dire poi fare l'estrazione dei tanti biglietti che hanno venduto per la lotteria. Abbiamo avuto tanti premi grazie a tutti i commercianti di Clusone e in più aggiungiamo l'inaugurazione del pulmino che ci è stato donato dal Lions Club Città di Clusone. Per noi è un grande regalo, verrà utilizzato per le varie necessità che potrà avere l'asilo, compreso il trasporto dei bambini. Oggi riusciremo a benedire il tutto e a fare una cerimonia che dia lustro sia ai bambini sia al Lion che ci ha regalato il pulmino. La nostra